Buonasera a tutti, bentornati a Mosche, l'approfondimento politico settimanale di Business 24 TV, come sempre con il nostro direttore Matteo Vallero. Ciao Matteo. Ciao Davide, ciao, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri amici da casa. Siamo il terzultimo paese in Europa per natalità, non si fanno figli in Italia, addirittura siamo al sesto posto nel mondo. Sembra incredibile perché da sempre se ne parla, ma l'inversione di tendenza non la si vede. Addirittura nel 2022 abbiamo raggiunto il picco minimo storico, purtroppo. Come affrontare il problema? La palla in mano al governo di Giorgia Meloni, che ha lanciato un po' di proposte che hanno fatto discutere. Per adesso di concreto ancora non c'è molto, ma cerchiamo di capirne qualcosa di più con i nostri ospiti di questa sera a Mosche. Saluto subito Monica Russo, esponente del Partito Democratico, ben arrivata. Grazie. E Paolo Repetto invece dell'UDC. Grazie, sì, benvenuti a tutti. Grazie a lei di essere qui con noi. Allora, partiamo subito vedendo, intanto inquadrando proprio il tema, con il primo cartello che abbiamo preparato, la nostra redazione con Mariana Mancini, il cartello numero 4. Quando si parla di denatalità, che cosa si intende in Italia? Tanto siamo 58.851 milioni di italiani, di questi 22.000 sono ultracentenari, uno su quattro ha più di 65 anni. I bambini nati nell'ultimo anno sono stati 393.000, è un dato che mette i brividi. C'è una forte componente di stranieri che aumenta sempre di più, 5 milioni, siamo a più di 20.000 rispetto all'ultima rilevazione. L'età media in Italia è di 46 anni, tra 46 e 47, 46 e mezzo. Dati che preoccupano particolarmente. Russo, perché non si fanno figli in Italia, secondo lei? Io penso che non si facciano figli per tanti motivi diversi, sicuramente perché non ci sono adeguati servizi, e la famosa conciliazione lavoro-famiglia per le donne ancora non è possibile come dovrebbe essere. C'è una forte preoccupazione delle donne a fare figli perché c'è una preoccupazione a perdere stabilità lavorativa o anche a perdere, come dire, la propria carriera. C'è un problema forse più generale di precarietà, quando si è precari e si esce da casa quando si hanno praticamente 30 anni e poi si pensa di mettere su casa, famiglia, come dire, tutto va un po' avanti nel tempo e forse questo non è il clima ideale dove progettare. Ma non sono preoccupazioni che avevano anche le generazioni precedenti. Io ho sempre sentito dire da nonni e persone anche più anziane, avessimo dovuto mettere sul tavolo, avessimo fatto i conti, voi non sareste nati, noi non saremmo nati probabilmente. È un po' diverso. Occupandomi un po' di famiglia anche in altre vesti, allora innanzitutto la responsabilità genitoriale, la decisione di fare figli non è rimasta sempre uguale nel tempo, non è sempre nello stesso modo in cui si decide di fare famiglia. E poi conta molto quello che uno si aspetta dal futuro. Non mi sembra questo un momento dove, peraltro alla fine di un'epidemia, di un lockdown, in una crisi generale, con una guerra e un mondo precario, una crisi economica, io qualche, come dire, pacca sulla spalla, sulle povere famiglie che ancora non decidono di fare un figlio, io mi sento di poterla anche dare, insomma. Paolo Repetto, cosa ne pensa lei? Sì, allora, questa situazione naturalmente si è evoluta nel tempo. Mi piace la domanda, come dire, perché quelli degli anni 50 e 60... Io ho sempre sentito dire quello. Non hanno voluto, cioè si sono... In tempo di guerra si facevano figli. E invece no, e invece in tempo di guerra magari forse leggermente meno. Ma negli anni 50 e 60 c'è stato il boom delle nascite, quindi fondamentalmente è lì che si è avuto la massima incidenza di incremento della natalità. Quindi, allora, andiamo a valutare, giustamente, come dice la collega, questo tipo di denatalità. Allora, innanzitutto, prendiamo il decremento si è avuto dal 2008. Quindi, fino al 2008 c'è stata... Dati di carattere oltretutto quindi statistico. Quindi, il 2008 è la grande crisi economica. Dal 2008 è stato l'ultimo, diciamo momento di natalità in Italia. Poi il picco poi è in discesa. E poi c'è stato un decremento dal 2019, naturalmente, con l'avvento anche sfortunatamente del Covid, c'è stata una situazione di decremento. Molto più accentuato quello che abbiamo detto adesso, 2022, l'anno record della denatalità in Italia. Sì, l'anno record della denatalità in Italia, io ho alcuni dati, diciamo abbiamo 7 neonati su 12 decessi.
Quindi fondamentalmente siamo un paese vecchio. Ma quindi i problemi quali sono? Quelli di natura strettamente economica? I problemi sono strettamente economici. In questo momento forse le coppie non riescono a favorire una natalità, diciamo una natalità come si dice fiorente, anche perché manca diciamo una possibilità da parte della famiglia di raggiungere determinati desideri, determinati tipologia di risultati che prima si avevano. Questo è il fondamento. L'aspetto economico è fondamentale. Matteo, sei d'accordo? È solo una questione di soldi alla fine. Le famiglie non fanno più figli perché gli stipendi sono bassi, perché fare figli costa, perché si rischia di compromettere la stabilità economica. È questo il motivo? I soldi sono un elemento indubbiamente nella valutazione, nel ponderare se mettere su famiglia, come si suol dire, sicuramente sono un elemento. Credo che ci sia una componente fortemente anche sociale, anche culturale. Viviamo in un'epoca di grande egoismo, in un'epoca fortemente egoistica, dove si mette al primo posto la propria personale realizzazione e probabilmente i figli vengono visti in qualche modo come un ostacolo, un freno a questa realizzazione. Temo che tu abbia ragione, nel senso che forse concorrono entrambe le cose. Concorrono, sì. Molte coppie, molte famiglie esprimono anche questa preoccupazione. Perché come diceva Russo prima, lei parlava di donne. Quando si fa un figlio... parlava soltanto della parte femminile, della parte della donna. Non è neanche sbagliato, guardiamo subito il cartello 1, purtroppo non è sbagliato nel senso che purtroppo ragioniamo ormai in questo senso. Qual è la causa della denatalità in Italia? Secondo un sondaggio che è stato realizzato per Sky TG24 proprio di recente, in questo mese, al primo posto col 25% ci sono le preoccupazioni dovute alla crisi economica. Subito dopo mancano le prospettive per i giovani, quindi comunque chi mette al mondo, chi pensa di poter mettere al mondo un figlio ragiona anche, ma poi che futuro gli garantiamo a questa creatura? Subito dopo, 15% a pari merito, c'è poco sostegno alle famiglie e il cambiamento culturale, quello che anche prima diceva Matteo. Al 10% gli ostacoli sul lavoro per le madri e poi una fetta di, non so, comunque altre motivazioni. Guardate quel 10%, ostacoli sul lavoro per le madri, sembra un dato irrisorio, ma se andiamo al cartello successivo, alla domanda che è stata posta dal sondaggio, avere figli danneggia la carriera di una donna? Il 55% risponde molto, o comunque si trova abbastanza d'accordo. Il 41% si dice poco o per nulla d'accordo, poi c'è un 4% di non so. Comunque la larga maggioranza ritiene che per una donna fare un figlio sia un problema poi per il lavoro. È d'accordo, Russo? Beh, solo una cosa, ora rispondo alla domanda sull'egoismo. Intendiamoci in che modo si è egoisti. Se un genitore pensa di non lasciare ai figli un futuro migliore o un futuro almeno equivalente a quello che ho, una vita equivalente a quella che ha avuto, scegliere di non fare un figlio può anche essere vista come non una scelta di egoismo, ma più che altro anche di tutela. Insomma, la parola forse non so se si riferisce a questo, Matteo, non credo, non lo so. Se era quella la lettura, mi sento di dire che forse si può ponderare anche in maniera diversa. Sulla questione delle donne, sono i dati che ce lo dicono, ci sono carriere, io parlo di avvocati, per esempio avvocati che arrivano ad una certa età e la libera professione non ti consente magari di avere le stesse performance degli uomini, ma ci sono statistiche che ce lo dicono in generale, che le donne che fanno figli fanno meno carriera e direi anche che hanno stipendi più bassi. Ora, però questo non è un problema delle donne, vorrei anche solo sottolineare questo dovrebbe essere un problema di tutti, perché la natalità non è un problema delle donne, il problema delle famiglie è un problema di uomini e donne, e consentire alle donne di stare bene. Il modello è quello, esatto, che prevede che quando nasce il figlio, esatto, sia la donna a stare a casa, a rinunciare al lavoro. Quindi torniamo al problema sociale. A chiedere un part-time nel migliore, esatto, delle ipotesi. Ripeto, siamo fermi ancora lì. Sì, direi di sì, anche se però diciamo c'è una situazione anche che poi abbiamo anche tantissima ricerca di figli attraverso i centri
di infertilità, quindi se andiamo poi a valutarci ci sono anche una situazione incredibilmente di controtendenza, perché abbiamo un'enormità, io lo dico in modo diciamo abbastanza ponderato. Lei è anche medico ginecologo, quindi non è che conosce la materia. E quindi le donne poi fondamentalmente ha raggiunto un, diciamo, un certo certi anni, che sono tra i 35 e 40, sentono bisogno di nuovo di fare figli. Cioè, questo io lo reputo una cosa abbastanza strana, in effetti, fondamentalmente. Però non è che c'è una voglia di non fare figli. Certo, il problema che abbiamo detto prima, di carattere economico e di altri problemi, incide su questo tipo di... Perché l'altro aspetto è che si fanno, quando si fanno sempre si più fanno tardi. Si fanno ponderati. E si fanno sempre più tardi. Però Matteo, intanto sulla risposta sull'egoismo, non credo che fosse quello il ragionamento. Assolutamente, è chiaro che sarebbe altruistico vederla da quel punto di vista, cioè stante la situazione, una pandemia, una guerra, sicuramente quello è un ragionamento altruistico, no, è un altro ragionamento, cioè l'egoismo di mettere se stessi davanti a chiunque altro, chiaramente davanti a una creatura che per almeno una ventina d'anni, nella migliore delle ipotesi, avrà bisogno di noi. Che poi lo chiamiamo egoismo oggi così, però mi viene da pensare che alcune mamme, perché purtroppo il modello è ancora quello, alcune donne pensano: devo scegliere tra carriera e un figlio, e magari fino a una certa età puntano sulla carriera. Può essere una scelta egoistica o meno, ecco, non so se dare questo tipo di significato o no. Di fatto comunque è una scelta personale che incide poi sulla natalità. Arrivato a un certo periodo, fatta un certo tipo di carriera, dicono vabbè, è arrivato il momento di fare un figlio, e magari sono già 40-45 anni e lì subentra un altro tipo di problematica, no? Beh, no, non può essere allora così. No. Allora, ricostruita così, tanto pensiamo che il problema sia solo delle donne, e torniamo al punto di partenza. Prego, pensiamo, purtroppo è così. No, le donne ovviamente per motivi naturali fanno i figli, ma se ci fosse una corresponsabilità di del problema della natalità condiviso, probabilmente si arriverebbe ad altri risultati. Poi sottolineo ancora una cosa: si esce in questo paese, io parlo dell'Italia, da casa di minimo più o meno tra i 28 e i 30 anni, sono statistiche anche queste. Ok, perché non c'è stabilità economica, perché i lavori che si trovano sono precari e mal pagati. Allora noi oggi vorremmo chiedere a donne e uomini di meno di 30 anni di uscire da casa, mettere su famiglia, fare dei bambini in tempi record rispetto a come sta andando tutto l'andamento del paese. Allora, non è che una donna, come dire, ad un certo punto gli suona l'orologio biologico, onestamente non la vedrei più così, no? Perché poi il pensiero di come si costruisce una famiglia è un pensiero anche, non è solo una questione biologica. E poi bisognerebbe anche riuscire a vedere come si costruiscono oggi le famiglie, che è una cosa molto più complicata e molto più pensata. Nemmeno il matrimonio, quello che pensiamo noi, è sempre stato così. È una scoperta tutto sommato recente, la scelta del matrimonio come una scelta libera di sentimenti, se andiamo a guardare la storia, no, di questi aspetti. Quindi non è che poi arrivati al limite uno prende, si sveglia e va a farsi fare la cura, che poi sono cure però pesanti, costose. Però parlano i dati anche in questo costose. Caso, Russo, mi perdoni, cresce sempre di più. I dati possono essere anche molto interpretati. L'età delle donne che fanno figli, cioè prima sì, si faceva prima, oggi si fa un po' più tardi. Le donne lo fanno perché ci sono dei motivi senza prima. Dubbio, ecco. Senza dubbio. No, perché sennò le facciamo delle vittime però, queste donne, sono sempre loro. No, purtroppo un po' lo è. Però torniamo su quel cartello. Numero due, la domanda era: avere figli danneggia la carriera di una donna? Vediamolo. Allora, il 55% dice di essere d'accordo. Certo. Stessa domanda, ma avere figli danneggia la carriera di un uomo? Vediamo il cartello successivo e guardate come cambia il grafico, come cambia la torta in maniera incredibile. Soltanto l'11% si dice d'accordo, l'84% dice assolutamente no, non sono d'accordo. Purtroppo il nostro modello è ancora questo, ecco. Siamo ancora qui, certo, a parlare di questo, che quando c'è da rinunciare al lavoro, alla carriera per i figli, a rinunciare la donna, ripeto. Sì, beh, diciamo che queste statistiche sono reali, non è che, cioè, se l'85%, ora non lo vedo bene, degli uomini dice che non inficia sulla propria carriera, quindi è un termine abbastanza... Sì, forse io continuo a non spiegarmi, i dati dicono questo, però se noi continuiamo a pensare
che comunque poi alla fine, visti i dati e visto che la costruzione sociale è questa, e allora sta alle donne, no? Sempre dover fare questa scelta, io dico che stante questa situazione, per una donna scegliere di avere un figlio in questo clima sociale è una scelta, come dire, non difficile, incredibile, cioè siamo si d'accordo. Chiede alle donne di rinunciare, ma non vanno responsabilizzate solo loro, non so come dire, c'è una responsabilità generale. Quando si parla di questo tema invece si ha la tendenza a pensare che siano le donne anche un po' a doverle risolvere il problema con un sacrificio. No, non credo che nessuno le voglia colpevolizzare, tutt'altro, ma anzi credo che sia arrivato il momento di invertire proprio questo modello e questa tendenza. Matteo, non pensi? Ma questo comunque è, attenzione, questo non è una fotografia della realtà. È un parere. È una statistica. È un sondaggio dove si è chiesto a delle persone, che non sappiamo neanche, si presume che quorum l'abbia fatto tanti uomini, tante donne, però non sappiamo neanche se è sempre... Senza dubbio. Cioè, cosa pensi sul fatto che un uomo sia danneggiato dal fatto di avere figli? La gente ha risposto che la sua percezione... Quella. Non è che sia la realtà, la sua percezione è questa. Non è che necessariamente questa sia la realtà, anzi io credo che possa... non danneggiare, perché non è il termine esatto, ma possa, diciamo, modificare o alterare la carriera di un uomo e di una donna. Il dato di fatto, comunque, è che quando si decide di fare un figlio, si deve rinunciare a qualcosa oggi in Italia. Questo è il grande limite. Invece di avere, come dire, un incentivo o comunque una soddisfazione, purtroppo una famiglia deve mettere in conto che uno dei due, oggi ancora prevalentemente le donne, deve rinunciare a qualcosa. E questo forse che è sbagliato, no? Ma sai, giusto quello che si sta dicendo. Ricordiamoci bene, tra gli anni 50, 60, 70, cioè, non c'era lo sport come primo moves per il ragazzo. Si andava per la strada, si giocava, c'era l'oratorio. Era un altro mondo. Non c'erano neanche le donne che lavoravano. Esatto, quindi fondamentalmente c'è un cambiamento notevole nella società italiana. Quindi adesso, chiaramente, come dice la collega, chiaramente non è solo la donna a entrare in questo tipo di gioco. Penso che però oramai anche il maschio non abbia più questa contraddizione ad avere un certo tipo di rapporto nell'eventuale scelta di una natalità nella propria famiglia. Non trovo tra i due, penso che ci sia oramai una coesione di intenti di avere un figlio. Non è lasciata solamente alla donna questa scelta. No. Io non lo trovo veramente, cioè, discriminante se solo la donna dice sì, ora mi sento in grado di fare il figlio, no. Cioè, secondo me è finito questo tipo di discorso, perché la donna oramai, secondo me, cerca nel partner una suo alleato, non più un... la trovo differente questo tipo di discorso. Io dico che non è una scelta ad armi pari, perché se una donna, stando a quelle statistiche che mi state facendo vedere, sa che come fa un bambino, la sua carriera si blocca, guadagnerà meno... E per un uomo no, non mi si può dire che cambiato, è una scelta, cambiato. Non è una scelta pari. No, ci sono dati su quante donne abbandonano il lavoro, su quante donne si trovano con stipendi oggi più bassi. Oggi è ancora così, però è così, è un dato di cambieranno fatto. Le cose, è quello che ci chiediamo, perché il governo ha deciso di mettere tra i punti prioritari anche una serie di provvedimenti per cercare di aiutare le famiglie, non soltanto ovviamente le donne, a procreare, a fare figli, proprio per invertire quella tendenza. E quindi, notizia delle ultime settimane, il ministro dell'economia Giorgetti ha anticipato, scrivendolo anche nel documento di programmazione economica e finanziaria, tra le possibilità per aiutare le famiglie a fare figli, quella di togliere le tasse, o comunque sia di ridurle particolarmente. Vediamo allora il cartello numero 6, intanto inquadriamo oggi la situazione, perché oggi per le famiglie che aiuti ci sono? C'è l'assegno unico. Assegno unico universale, entrato in vigore da un anno, nel marzo 2022, prima c'erano altri provvedimenti, è diretto a tutte le famiglie, indipendentemente da reddito o condizione lavorativa, scatta dal settimo mese di gravidanza fino a quando a questo punto ragazzo avrà 21 anni. Le famiglie ricevono un assegno per ciascun figlio tra i 50 e i 175 euro al mese. La statistica del primo anno dice che la media
è stata di 168 euro erogati a figlio, un plafond di 20 miliardi l'anno, questo ci costa l'assegno unico, e appunto con comunque un buon risultato, anche se fatemi dire che 168 euro a figlio al mese, che ci fai? Soltanto i pannolini quando uno è piccolo credo che costino molto di più, quando uno poi ha 20 anni ed è ancora a casa, va all'università, prima ancora a scuola, con 160 euro fai poco. Ci sono delle maggiorazioni in questo range tra i 50 e i 175 euro al mese che sono previste per chi ha figli con disabilità, se la mamma è under 21, nuclei familiari numerosi, se entrambi i genitori sono lavoratori e se c'è un ISEE inferiore ai 25.000 euro. È sufficiente una cosa del genere, ripeto? No, allora è sufficiente, mai è sufficiente in questo caso. Ha detto bene, 168 euro al mese non sono tanti per poter... È una media, c'è cioè anche chi prende 50 euro. Meno, c'è chi prende molto meno. 50, sì, ma intanto cioè, sono un qualcosa per dare un aiuto. Certo. Sempre, cioè, poi noi cerchiamo sempre qualcosa di più, anche le sarebbe bene 1000 euro al mese, se vogliamo dire, ma ogni figlio. Ma d'altra parte 68 è l'inizio di una situazione che potrebbe incrementarsi nel tempo, non dobbiamo adesso aspettarci grandi risultati. Chiaro, non sarà tanto, ma una prospettiva per aiutare la famiglia a progredire in un certo modo. Cioè non si può sempre mettere in posizione negativa anche queste iniziative del governo. Per me non sarà una situazione favorevolissima, ma aiuterà sicuramente la famiglia a essere invogliata a portare avanti un certo tipo di studio. Guardi la faccia della sua collega Russo. No. Scettica a dir poco. No, allora io sono sempre scettica sul pensare che dando del denaro si risolve un problema. Non so come dire, l'amico, no? L'amico Renzi l'aveva fatto anche nei suoi infatti tempi. Stavo, ha bruciato allora, completamente tutte le tappe, ce lo ricordiamo. Gli 80 euro al mese. Ok. Gli 80 carissimi euro al mese. Vabbè, ma io adesso sto oggi sul... Oggi tutti si lamentano che certamente non ci sono più, che sì, no? Esatto. No, io stavo dicendo... Una cosa positiva dell'assegno unico, che se non ricordo male però non è di questo governo, forse del precedente, perché è entrato in vigore da un anno, esatto, quindi prima. Ed era prima, ed è stato secondo me una buona misura, se non altro perché ha messo ordine in una marea di provvedimenti che erano tra l'altro molto confusi, perché tra le altre cose quando uno ha una famiglia, in generale un individuo vorrebbe avere un buon rapporto con la pubblica amministrazione, ma quando no, mettiamola, la burocrazia aumenta, le okay, scartoffie aumentano, allora quindi diciamo che un po' di ordine c'è stato. Quello che penso io è però che non è la somma di denaro, può essere 100, 200, 300, cioè se sono 300 è meglio, è tutto l'insieme, è tutto ciò che rende fare mettere su famiglia una cosa fattibile da un punto di vista anche logistico, organizzativo, direi quasi anche di clima sociale, no? Quindi ci vuole l'assegno unico, ma torniamo a asili ma nido, primo scuole, è sempre stato economico, eh? Asili nido, scuole, cioè tutto ciò che consente una rete entra- che i possa congedi, essere i congedi parentali, tutto ciò che consenta di esprimere quello che è il concetto ormai che sta passando sempre di più di una genitorialità condivisa ma piena. Ma poi arriviamo ai provvedimenti, l'assegno unico è attualmente in vigore. Sì, vediamo tra un attimo i provvedimenti che questo governo ha, diciamo così, allo studio. Matteo, però prima, è soltanto un aspetto economico o ha ragione Russo quando dice che solo i soldi non possono aiutare? Torniamo a dire questo, solo i soldi non bastano, è corretto. Anche se sono l'80%. Questa che, sì, perché se non fossero 168 euro al mese, ma esagero per provocare, 16.800 euro al mese, fanno ti tutti passa i figli. Tutto, ti passa tutto, no, ti passa tutto completamente proprio, l'aspetto negativo, cioè niente, non della, ci del sono più problemi, non ci sarà solo un aspetto di carattere, alla fine è un problema di soldi, perché se li portiamo all'estremo, chiaro che non è possibile, ma se però allora vediamo che il problema è quello, quindi a parte questo che abbiamo visto, questo cartello di Marianna Mancini che abbiamo visto, se non sbaglio la fotografia di com'è la situazione adesso, oggi, giusto? Infatti. Ecco, la domanda al di là di tutto questo, perché stiamo parlando poi appunto di natalità, aspetti culturali, eccetera, ma la politica che cosa fa, che cosa ha fatto? Il PD in 100.000 anni che governa, che cosa ha fatto per tutto questo? Ha fatto questo. Questo Beh, ha fatto il bonus, è abbastanza, no?
beh, è una bella conclusione, il PD in 100.000 anni che governa, quali 100.000? No, perché mi sembra un po' poco impreciso. Nell'ultimo governo Draghi non c'era solo il PD, c'erano praticamente tutti tranne il governo, tranne Meloni. Non c'eravate solo voi, però c'eravate. C'eravamo anche noi, però dire che il governo del PD decide per 100.000 anni, ma non c'eravamo solo noi. Quindi voglio dire, allora il problema della denatalità è un problema del PD. Allora, se lei vuole semplificare il problema dicendo che è colpa del PD, questa non è una discussione. Il problema non è questo, il problema è cosa avete visto che vi riempite tanto la bocca di queste tematiche. Però non mi sembra molto bello dire che la gente si riempie la bocca. Ognuno dice delle cose e fa un pensiero su quello che accade. Che cosa avete fatto? Io posso dire che l'assegno universale, l'assegno unico, ma non abbiamo governato solo noi, abbiamo governato anche in un governo d'emergenza, c'è stata anche una pandemia, ora il problema della natalità scopriamo che è colpa del PD. Bene. Se poi rivogliamo tornare sul tema e parlarne in maniera un po' più precisa, ecco. Punto, però mi piace che prendono un po' la dialettica generale, di Salvini, no? La buttano in cacciata, diciamo che è colpa di Salvini. Perfetto, però Russo, è indubbio che se lei oggi giustamente dice non servono solo i soldi, negli anni la politica fino ad oggi... complice è stato anche fatto il PD che negli ultimi anni ha governato. Allora, se lei mi dice anche perché anche l'UDC ha governato, allora, poi ci arriviamo, la politica, se lei vi parla di la politica, ci sto. Se lei comincia a dire nei 100.000 anni del PD, allora le posso dire certo, di cose le però mi non neghiamo che negli ultimi anni con il governo Draghi non il PD era fatto abbastanza, un azionista di maggioranza notevole. Nel governo Conte, il secondo Conte, il PD era una delle due stampelle, benissimo, è un tema questo, se siamo arrivati oggi a doverlo affrontare in questa maniera, è corretto secondo me che lei dica 168 euro non aiutano, serve tutto il resto, ma perché ancora tutto il resto oggi non è stato fatto? C'è una responsabilità trasversale della politica negli ultimi anni anche del PD, non si può sottrarre a questo, immagino, no? Allora, io, figuriamoci, non posso dire che non c'è una responsabilità del PD negli ultimi governi che ci sono stati, dico soltanto che essendo soprattutto l'ultimo, tra l'altro un governo di emergenza, che ha avuto quelle caratteristiche, ha avuto un certo tipo di caratteristiche. Ma guardi che è molto meglio, mi perdoni, sappiamo bene che la politica sia una cosa complicata, ma è proprio nei governi di emergenza che si può dovevamo fare gli asini nidi. Figuriamoci. Tutti d'accordo, chi è che dice no, ma non voglio gli asili nido? Però un po' complicato, no? Ma infatti il PNRR li prevede, ma infatti arrivavo lì, tra l'altro sono arrivati milioni di euro sul PNRR che avrebbe come obiettivo questo, no? Ci sono tanti soldi che sono stati stanziati per scuole, per la costruzione di asili, cioè ci sono ora i soldi, quindi... Se qualcosa ha fatto magari Draghi anche con l'aiuto del PD è stato anche lavorare per avere un PNRR con tante belle risorse. Ora vedremo come verranno spese. Detto questo, la politica trasversalmente ha una grossa responsabilità nel non aver fatto abbastanza, perché oggi comunque mancano dei servizi. L'assegno unico, secondo me, come ho ridetto prima, è stato e sicuramente una buona misura. Però un colpo di qua, un colpo di là, ripeto, voi siete l'UDC. Il partito della famiglia. Il partito della famiglia. Nel centrodestra che si è sempre beato di dover difendere la famiglia tradizionale, diciamola fino in fondo. E sappiamo quanto Casini ami le famiglie, ricordiamolo. Ne ama tante. Proprio. Fondamentalmente poi è passato al PD. Ma giustamente. E quindi il passaggio l'ha fatto anche lui. Cioè, alla fine ha capito che il posto giusto è che è quello. Non si sottragga, ma non vogliamo. Neanche lei, non si sottragga la responsabilità. Ma non voglio entrare negli anni. No, però questo è un tema grosso, perché tutte le volte per conquistare, ne abbiamo parlato proprio qua, il voto dei moderati, il voto dei cattolici, c'è chi gira con il rosario, c'è chi mette la Madonnina, c'è chi dice viva la famiglia tradizionale, c'è chi va a baciare le pile. E però poi a conti fatti bisogna dare una mano alle famiglie tradizionali, nella camera d'eletto procreano. Poi che cosa avete fatto? Abbiamo fatto Berlusconi, ci siete stati voi. Governo Berlusconi ha governato per mille anni. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Niente. Quanto abbiamo di percentuale in quel governo? Il 2-3. Non mi sottraggo perché Matteo hanno governato tutti, ma nessuno ha governato. No, abbiamo governato anche se c'ero dormivo. Abbiamo governato anche noi con una politica e della famiglia inesistente. A parole.
A parole, no. Chiaramente facevamo parte sì di quel governo in una, diciamo, realtà più ridotta rispetto alla forza politica che eravate ago della bilancia, se se lo ricorda bene. Eravamo ago della bilancia, questa è stata una famosa frase che avevamo dappertutto, anche siamo stati l'ago della bilancia, allora ricordiamocelo bene, quando abbiamo aiutato anche la giunta Burlando a vincere le elezioni regionali, se lo ricorda mai nessuno, poi erano i piccoli partiti quelli che facevano la differenza, perché mancavano un po' quella percentuale di voti, voi potevate andare di qua o di là, la politica, la famosa politica dei due forme, quella parola, la politica dei due forme, questa era la nostra quindi, politica, alla fine, però la famiglia per noi è al centro del nostro partito, quindi ma non lo dica più, perché abbiamo visto a che punti siamo arrivati, siamo nel 2023, lo dico in modo ufficiale, perché fondamentalmente la natalità dà un conto e l'aiuto alla famiglia un altro. Ora noi vogliamo. Scusi, qual è la differenza? La differenza è questa: noi vogliamo una natalità che si rilanci con l'aiuto governo, regioni, comuni, che la famiglia sia stabile e sicura nel progredire nella propria. Per quelli che hanno già figli, tanto per capire. Anche per quelli che hanno già figli, fondamentalmente. Dobbiamo aiutarli quelli a farlo. Anche per quelli che hanno già figli, perché fondamentalmente non è che quelli che hanno già figli, cioè, sono la ruota di scorta di quelli che li devono fare. Su questo. Senza ombra di dubbio, ma quando lei mi dice. Allora, io dico, la stabilità delle famiglie. Allora, aiutiamo la famiglia. La mia collega ha detto che giustamente la donna ha bisogno di visibilità, e giustamente. Non ho detto visibilità, ha bisogno di essere nel lavoro, di mantenere un certo, diciamo, tra virgolette, decoro per non uscire. No, lo stipendio, guardi, è proprio banale. Io ho detto, ma è la stessa retribuzione. Uno stipendio che manterrebbe, chi è che uguale, non lo toglie lo stipendio alla donna che ha figli. Questa è un'altra considerazione molto sbagliata. Però ancora oggi, quando una donna viene assunta, spesso si chiede se è giovane. Con minore. Magari. Oddio. Non sempre, è così. Purtroppo. Io non ricordo, però, negli uffici pubblici non penso che, scusa, se gli chiedono quando crede di fare figli, forse lo chiedono. Magari negli uffici pubblici no, ma nei privati non mi pare, comunque io non voglio entrare nel merito. Non penso che in comune, in regione, nello Stato, la prima domanda che fa una donna che assumono senta... quando intende fare figli. Mi perdi una domanda. Certo, chi assume non mette soldi propri, quindi figuriamoci se si preoccupa di questa cosa. Allora. Purtroppo ci sono imprenditori poco illuminati che oggi invece nel privato fanno la domanda. Ora voglio sperare che le dimissioni in bianco non vengano più fatte firmare, ma fino a un po' di anni fa purtroppo c'era anche in alcuni casi questa brutta usanza. Vediamo cosa sta pensando di fare oggi il governo Meloni su questo tema. Siamo arrivati, ripeto, al picco più basso da molti anni a questa parte sulla denatalità, e allora dall'assegno unico si parla di bonus famiglia. Andiamo al cartello numero 5. Varie ipotesi. Dicevo prima, il ministro Giorgetti ha lanciato così questa boutade, sembra fino ad ora, perché di concreto ancora non c'è moltissimo, il punto numero 2 che vedete, ovvero con le famiglie che hanno due minori, due bambini, due figli, potrebbero avere una riduzione delle tasse, non pagare le tasse, ancora non si capisce quanto potrebbe essere la riduzione, su che cosa potrebbe incidere, senza limiti di reddito. Comunque sia, i titoli dei giornali che interpretavano un po' le parole del ministro Giorgetti era: chi fa figli non paga le tasse o ne paga meno. Poi si è parlato di un modello tipo il super bonus edilizia 110%, arrivare fino al 110%, quindi con una detrazione fiscale proporzionale al numero di figli, e poi anche di ipotesi quoziente familiare, ovvero la riduzione delle tasse a uno dei due coniugi tra il 50 e il 66% per chi ha almeno due figli, fino alla cancellazione totale delle tasse per chi arriva ad avere tre figli. Prima di vedere le critiche, ma restiamo pure su questo cartello, cosa ne pensa di queste dichiarazioni, per ora ancora senza grande concretezza, ma ci stanno lavorando, del ministro Giorgetti? Allora, premesso che appunto ancora sono un po' da capire, vedo anche un cartello giallo, critiche che sono state fatte. Poi ci arriviamo. Allora, pensa che l'hanno chiamato anche il modello Orban, perché già lì in Ungheria lui ha già tolto le tasse, e vedremo più avanti. Il modello Orban non lo conosco, ho visto il titolo anch'io, non so che cosa abbia fatto Orban, e poi glielo però diciamo vedere.
che non ha proprio il mio modello di riferimento. Per esempio la Francia invece ha lavorato da sempre, è sempre stato preso come modello, no? Per una legislazione sempre di aiuto, di, no? Dove infatti il problema in Francia sulla denatalità è sempre stato, come dire, più contenuto. C'è un'inversione di tendenza in Francia negli ultimi anni rispetto a noi. Un'inversione di tendenza che va già avanti da un bel po' di tempo, anche in Germania, quindi insomma in Europa ci sono limiti diversi. Io sono sempre per la progressività, quindi il togliere tasse se tutti, a prescindere, non sono d'accordo, bisognerebbe tenere sempre presente la sana progressività di chi è più, come dire, però di chi ha più reddito che sia e a chi ha meno reddito. Un provvedimento efficace che possa aiutare? Può essere parzialmente efficace, perché finché non si creano i servizi, il fatto di avere semplicemente lo sconto, secondo me non risolve il problema. Perché se io non so dove mettere mio figlio, perché non ci sono gli asili, non ci sono, e torniamo a un problema che c'è, che ognuno si prenda la sua responsabilità, e spero che col PNRR ci siano tanti edifici nuovi, scuole nidi, scuole, ci sia tutto questo. Secondo me finché non c'è anche tutta la rete dei servizi, solo questo no. Paolo Repetto, lei cosa ne pensa di questo provvedimento, io penso che il ministro Giorgetti, che nella Lega è uno dei più illuminati, penso che invece abbia dato un inizio di tipo così, di dare alle famiglie un certo tipo di aiuto. Sarà, abbiamo detto prima, 168 non sono molti, ma iniziamo a vederli come una prima spinta. E poi valuteremo in seguito se manterrà le promesse. Ma poi qui c'è anche l'altro tema, ovvero questa riduzione delle tasse, questa abolizione delle tasse sostituirà anche l'assegno unico oppure infatti. No? Ancora non si è capito. Dal governo dicono no, l'assegno unico rimarrà, però bisogna fare anche i conti. Quanto ci costa questo provvedimento sulle tasse? Chiaramente è come quando la Meloni ha spento il 110%. Cioè, quindi fondamentalmente bisogna andare incontro a valutare quanto il governo riesce a mettere in campo. Insomma, meno impalcature e più bambini. Sicuramente dire. Sì, meno impalcature e più bambini. Una cosa logica. Chiaro, questo, almeno su questo abbiamo un nuovo tipo di iniziativa, ma sono d'accordissimo. Però Giorgetti sta puntando su un certo tipo di aiuto che potrà portare risultati. Non bruciamogli sempre le tappe ogni volta che parte qualcuno. È come una corsa ciclistica che la fermiamo. Giorgetti prevede questo sul lungo termine, dice, per incentivare la natalità, lo ha scritto, ripeto, nel documento di programmazione economica e finanziaria, la leva più forte non può che essere proporre non semplici sgravi alle famiglie, ma riduzioni del numero di tasse da pagare. Torniamo al cartello perché ci sono le critiche che arrivano dalla CGIL, in questo caso. Tra le critiche verrebbero totalmente esclusi gli incapienti, anche i pensionati poveri, i lavoratori poveri, cioè quelle famiglie che magari anche con più età nel tempo, i genitori hanno ancora i figli a carico e parzialmente esclusi i redditi medio e bassi. È d'accordo, c'è questo rischio. Secondo me il rischio c'è, e ripeto, la progressività dovrebbe essere sempre quello che guida, no? Quindi le tasse sono progressive, perlomeno quello dovrebbe essere il principio, gli aiuti dovrebbero essere per chi ha meno di più e per chi ha di più meno. E comunque interesserebbe 5 milioni di contribuenti su 40, quindi comunque neanche tanti. Non stiamo neanche parlando di un grande numero, tra l'altro. Sì, no, qui, allora, è un inizio, cioè fondamentalmente, ora partiamo sempre a criticare quando uno fa una scelta, ora Giorgetti ha partita in questo modo, poi bisogna vedere come si sviluppa questo tipo di problema. È difficile andare a vedere una cifra, anche perché il bisogno delle nostre famiglie è ingente, quindi valuteremo se lui ha una progressione negli anni oppure con la riduzione di tassa riesce a compensare un certo tipo. Matteo, non ti chiedo di avere la sfera di cristallo, ma sono solo dichiarazioni oppure ce la faranno a mettere in atto questi provvedimenti? Perché poi bisogna fare i conti davvero con i soldi, cioè non è che possiamo pensare che la detrazione o l'abolizione delle tasse per alcune fasce di popolazione e le famiglie non provochi dei dissesti nelle casse dello Stato che in qualche modo devono essere coperti. Abbiamo detto come l'impalcatura, quindi infatti, cerchiamo di essere un attimino. Adesso mentre parlavamo mi è arrivata un'agenzia sul telefono, pare che vogliano anche alzare il limite per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti, quindi ulteriore misura, no, eccetera. Penso che faranno qualcosa, Giorgetti, penso che farà qualcosa, magari non a questi livelli, smusseranno un pochino, come sempre, perché poi è normale che tiri
tiri alla luna per magari cercare di... È chiaro che la coperta è quella, siamo sempre lì, cioè se togli da una parte, metti da una parte e togli dall'altra, quindi come dire, il problema in effetti è più profondo, è più radicale che così, però vabbè, insomma come abbiamo detto giustamente, è un inizio, che poi è sempre una questione semantica, come diciamo sempre, se anziché politiche per la natalità, che in effetti fanno un po' venire in mente altri momenti storici, esatto, o altre situazioni, poi lo chiamassimo, che ne so, ecco, incentivi per i figli, incentivi per le famiglie o per le donne, perché no, allora magari cambierebbe il punto di vista. Potrebbe essere. Gli altri paesi, ne parlavamo prima, e la nostra Mariana Mancini, bravissima, ha già pronto un ulteriore cartello, il numero 7. In Europa che cosa si fa? Parto dall'ultima però bandierina, l'Ungheria, perché citavamo il modello Orban a cui qualcuno ha detto Giorgetti si sia ispirato, lì è prevista l'esenzione a vita dalle tasse per le donne con almeno 4 figli. Oggi in Italia fare 4 figli è un miraggio, l'abbiamo visto, perché poi gli articoli di giornali escono in questi frangenti, famiglie con 9-10 figli e riescono a vivere, non so come, però complimenti a loro. Sempre in Ungheria viene dato un prestito con interessi ridotti di 31.500 euro per le donne under 40 che si sposano per la prima volta e fanno appunto figli. Quindi soldi, punto. Russo prima diceva invece che non servono soltanto i soldi. Allora vediamo la Francia come lavora da questo punto di vista. La Francia che appunto ha invertito la tendenza e oggi la media di bambini a famiglia è molto più alta rispetto a quella che abbiamo noi in Italia. Sgravi fiscali per l'assunzione regolare di colf e babysitter e poi l'allocation familiale, ovvero un assegno da 140 a 500 euro al mese per i figli under 20 a carico, 25 anni se studiano, mentre ci sono 88 euro al mese in più per i figli, per chi ha figli tra i 14 e i 20 anni. Quindi anche qui si parla di meno tasse e assegni familiari per poter fare aiutare i figli. Ha prodotto dei risultati. Benissimo. La Germania va in un'altra direzione. Esatto. I servizi, nidi gratuiti. Oggi in Italia una famiglia sa perfettamente che se entrambi lavorano è molto difficile riuscire a trovare un asilo nido pubblico dove poter mandare i figli. Quelli privati costano, anche il pubblico costa, quelli privati però ovviamente costano molto di più. E poi ci sono o il contributo universale Kindergeld, credo e spero che si pronunci così, da 219 a 250 euro al mese fino a 18 anni, 25 per chi è disoccupato o studente, chi ha figli di quell'età lì, oppure l'Elterngeld, una copertura del 65% del reddito per chi rinuncia al lavoro, quindi, che so, la mamma o il papà che decidono di stare con i figli nati appunto da poco a casa, hanno una copertura del loro ultimo stipendio, vale per 14 mesi, per un massimo di 1.800 euro al mese. Sono altri tipi di provvedimenti che prevedono però qualcosa di molto utile alle famiglie, ovvero non dover pagare l'asilo nido. Certo, sono servizi. Allora, in un caso, in Francia, lo sgravio fiscale per l'assunzione regolare è comunque è un modo no, per comunque usufruire di un servizio sapendo di averne un vantaggio fiscale, ma è comunque un aiuto. Dall'altra parte, i servizi nido gratuiti. Tutto, diciamo, un po' il Nord Europa è un po' contraddistinto, sì, da un sistema, come dire, di servizi a cui spesso guardiamo, infatti, con un po' di invidia, tipico, se possiamo dirlo. La Spagna non è messa meglio rispetto all'Italia, no, però c'è un dettaglio interessante. Intanto, il congedo parentale. Ci arriviamo. L'assegno parentale, che è un po' come il nostro, insomma, certo, anzi, qui è messo peggio, perché il nostro arriva fino a 21 anni e ha una, oggi l'assegno nostro unico e ha una quota un po' più alta rispetto ai 100-125 euro al mese della Spagna, fino soltanto ai 3 anni. Ma c'è quel 16 settimane di congedo parentale per i padri, perché lì si ragiona ovviamente anche dal punto di vista dell'uomo, non soltanto della donna. In Italia l'uomo oggi ha 10 giorni di congedo parentale. E anche su questo, negli anni, cosa vi costava? Su, ripeto, no? Portarlo. Cioè, no, hai ragione. Ci sono state delle lacune dal punto di vista dei governi precedenti, di cui noi facevamo anche parte, per migliorare naturalmente il benessere delle nostre famiglie. Ora, anche dei padri, perché oggi deve essere soltanto la donna. Assolutamente, diciamo. Infatti fortunatamente la Spagna lo mette anche
come priorità. 16 settimane sono tante. No, sono tantissime, 16 settimane sono 3 mesi, cioè praticamente 4 mesi. La cioè, donna va al lavoro, se no, decide il padre di stare a casa con i figli, perché non farlo e dargli la possibilità sono di fondamentalmente farlo. D'accordo, non è detto che la Spagna non dia un esempio importante a questo tipo di soluzione, sono d'accordissimo. Ora, noi partiamo dal nostro paese, che fondamentalmente non guardo né Ungheria, non guardo né Francia. Mi piace la Germania, ma giustamente la Germania si rifà giustamente un pochettino ai paesi nordici e quindi... Beh, quelli non li abbiamo preso in considerazione perché se guardiamo la Scandinavia... Ci facciamo se guardiamo la Svezia, la Scandinavia, la Danimarca... Però li pagano molto di più di tasse. Tra l'altro. Sì, ma le pagano anche tutti le tasse, pagano tutti le tasse, le pagano cospicuamente, ma hanno i servizi sono alla fine che funzionano. Non abbiamo posto. È proprio un'altra mentalità, non possiamo neanche confrontarci. Dobbiamo adeguarci piano piano. Allora, Giorgetti è partito con questo assegno. Ora, vediamo nel tempo se si possono mettere delle eccezioni. Lei parlava di asili. Tra gli obiettivi del governo da raggiungere entro il 30 giugno c'è anche quello appunto di creare nuovi asili. Il PD si è già detto preoccupato perché dicono tra i 27 obiettivi temiamo che questo possa slittare perché si sta pensando a tutt'altro. È un rischio? Speriamo, il rischio c'è, speriamo che questo non avvenga, perché come ho detto prima è una straordinaria occasione di investimento che non so quando riusciremo a rivedere da questo punto di vista. Quindi ora la possibilità c'è per questo governo di farla. Abbiamo detto però, Giorgetti ha scritto nel documento di programmazione economica finanziaria appunto che può essere a lunga scadenza anche per le famiglie l'aiuto quello di abbassare o togliere le tasse, ma prima ancora scrive qualcosa che ha fatto preoccupare altri esponenti del governo, ovvero il modo migliore per ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL non può che essere quello di aumentare il flusso di immigrati che arrivano e che restano. E fatemi aggiungere che fanno figli, perché loro sì che li fanno, parlano i dati, quindi possiamo girarci attorno quanto vogliamo. Parole che hanno fatto arrabbiare qualcun altro che all'interno del governo, ora non in relazione proprio a quello che ha espresso Giorgetti, ma il ministro Lollobrigida che ha detto siamo di fronte, com'è che l'ha chiamata, a una sostituzione etnica, rischio di una sostituzione etnica. Cosa ne pensano gli italiani sia del provvedimento di Giorgetti sia di queste parole del ministro Lollobrigida? Glielo abbiamo chiesto con Alice Gemma. Niente tasse per chi fa figli, questa è la proposta del ministro Giorgetti per incentivare le nascite in Italia, arrivate ormai ai minimi storici. Ma qual è il pensiero degli italiani riguardo questo progetto e quello riguardo le parole del ministro Lollobrigida che pensa che siamo di fronte a una sostituzione etnica? Andiamo a scoprirlo insieme. Pensa che la proposta del bonus famiglie fatta da Giorgetti per incrementare la natalità in Italia sia giusta o sbagliata? Ma se è un aiuto alle famiglie è assolutamente giusta, perché le famiglie con figli hanno bisogno tantissimo di questo tipo di aiuto. Però aiuti se ne potrebbero dare sotto tantissime forme e bisognerebbe riuscire a fare un buon programma. Differentemente chi deve subentrare per aiutare in modo pratico, con la presenza, col sostegno e va benissimo fino a questo punto, però spesso anche con delle quote economiche mensilmente sono i nonni che per la carità ci sono apposta, però non sempre è giusto, non sempre è corretto direi. Credo che sia giusto aiutare le famiglie italiane. È giusto che appunto aiutano anche le nascite che incrementino e quindi credo che sia corretto ecco, aiutarci in questo modo. Sì. Diciamo che sono favorevole al riguardo, là dove c'è da aiutare le famiglie a incrementare le nascite, sicuramente bisogna vedere poi se tutto resisterà e tutto continuerà a favore. Secondo me no, mi sembra proprio una soluzione facilona e quello che bisognerebbe fare sarebbe offrire più servizi. Io ad esempio sono qui con mio figlio, cioè insomma non è semplice crescere un figlio al di là degli aspetti fiscali, ovvero non so, asili nido gratuiti, una società più a misura di bambini. Se fosse applicato sarebbe una cosa buona per le famiglie. Non è che conosco bene tutti i dettagli, però ci dovrebbero essere diversi sgravi per chi ha più figli e quindi, dato che ne ho due, sarebbe gradito.
E riguardo invece le parole del ministro Lollobrigida, che dice che siamo di fronte a una sostituzione etnica a causa della bassa natalità in Italia? Quello non lo condivido. Che ci sia una bassa natalità è vero e dobbiamo fare qualcosa, però se vengono anche degli stranieri ben venga. No, ecco, magari questo è un po' esagerato. Si spera che in un futuro, ecco, ci siano sempre più nascite. Per la segretaria del PD parlare di sostituzione etnica è assurdo e inaccettabile. Per questo motivo Elish Line si augura che il governo prenda le distanze dalle dichiarazioni di Lollobrigida. Il dibattito politico resta quindi ancora aperto. Ora torniamo sulle parole di Lollobrigida e anche quello che appunto ha detto Schlein. Però prima, permettetemi, c'era uno degli intervistati che diceva: vorrei una società più accogliente nei confronti dei bambini. Matteo, non credi che siamo un po' anche noi poco tolleranti oggi nei confronti dei bambini? Ristoranti che non li vogliono, alberghi che non li vogliono, stabilimenti balneari che non li vogliono. Noi che non li vogliamo quando vogliamo stare rilassati e tranquilli. Non stiamo un po' esagerando? Sicuramente, questo è vero, sì. Ma diciamo che è una società che è poco tollerante in generale. Sicuramente nei confronti dei bambini, che per loro natura sono rumorosi, vivaci, no? Quindi fanno, sì, i bambini. Vero, insomma. Fanno i bambini, certo. Giustamente. Le parole del ministro Lollobrigida, ripeto, cosa ne pensa? È davvero un rischio di sostituzione etnica, questa, al di là dell'esagerazione? Sostituzione etnica sono parole un po' forti, quindi io lascerei stare questo tipo di discorso. Ora, non dico ben vengano, cioè, gli immigranti che vengono in Italia a cercare lavoro, a cercare una giusta loro posizione economica, sociale, quindi io su questo assolutamente non mi accodo alle sue affermazioni. Come vede, la situazione cioè, di certi ministri non mi associo, mi associo sempre a Giorgetti, che favorisce l'incremento di un certo tipo di... Il ministro dell'economia sa perfettamente che senza, e ne parlavamo nell'ultima puntata... Allora le pensioni nostre saranno pagate agli immigranti, quindi è inutile andarcela a cercare diversamente, questa è la parola sana, i migranti pagheranno le nostre pensioni, punto, quindi... Forse le parole di Giorgetti e di Lollobrigida sono parole un pochettino così dettate da un sentimento di pancia più che da un sentimento di ragione, perché su questo non sono molto d'accordo. Mi sa che la minimizza un pochino. Cosa ne dice lei? Allora, a me sembrano parole di una gravità incredibile. Comunque poi a me piacerebbe pensare che tutte queste misure che stiamo pensando per le famiglie siano per le famiglie di italiani, punto. Arrivano cittadini da altre parti del mondo che avranno diritto ad essere, io vorrei che avessero tutte diritto a diventare cittadini italiani, a costruire insieme questa città, queste città migliori. C'è il rischio che una famiglia di stranieri che vive in Italia, paga le tasse in Italia, ma magari ancora non ha la cittadinanza, sarebbe... non posso usufruire dei bonus. Allora, se partiamo da un principio di sostituzione etnica, lei capisce che se io vado dietro alle parole del ministro Lollobrigida potrei anche pensarlo. Io spero che questo non sia e che nessuno lui abbia preso... Nessuno del governo però ha detto quelle parole. Vabbè, però cioè, qualcuno quindi... lo ha detto, molto vicino al Presidente del Consiglio, in tanti modi, e quindi insomma una bella presa di distanza, ma bella grande, ci starebbe. Se io vado dietro a quello, io potrei anche pensare che ci possa essere una discriminazione di quel genere. Se non lo penso, penso che le famiglie cambieranno e saranno sempre diverse, di colore diverso, come già accade, come già vediamo. Se voi entrate in una scuola elementare, quello che vedrete sarà già una società multietnica di fatto. Quindi stiamo parlando di cose che nella realtà del mondo, nella realtà delle cose, è già così. Quindi dovrebbero essere città più accoglienti per i bambini, punto. Devono essere un mondo più accogliente, punto, senza le sostituzioni etniche, perché se allora gli incentivi li devo pensare, stando a quello che dice Lollobrigida, solo per italiani puri, no, non penso. Per evitare che... Contaminazione. Ma Lollobrigida è ministro dell'agricoltura, quindi appunto, forse che pensava si occupi raccolti. Di quello. Ora non è che si andiamo di a cercarci quello. Altri tipi di scuse. Matteo, cosa ne pensi delle parole di Lollobrigida? Esagerato? Beh, ma sì, sono parole... Sono beh, però anche non ha un sono peso. Sono frasi... Sì, insomma, ministro no, ma del governo, sicuramente gravi, diciamo, sono delle minchiate che se la, ecco. Diciamo che se la Meloni dovesse passare tutto il tempo a prendere distanze dalle minchiate che dicono tra tutti Presidente i giorni. Del Senato, però fatemi fare una provocazione, distanze, arriva a quanti Budapest, italiani invece la pensano come Lollobrigida?
Spero pochi. Quelli che votano la Lega, probabilmente, non lo so. Forse. Ma non tutti, perché neanche Giorgetti fondamentalmente è più illuminato. No, Giorgetti no. È un leghista sui generi. È un leghista tipico, no, perché nasceva no. Democristiano, quindi. Non credo. Alcuni. Potrebbero pensarla probabilmente, così. Sì. Prima, ripeto, diceva, le nostre pensioni le pagheranno gli immigrati, comunque sia. Allora, le nuove generazioni, vediamola così. La natalità, se c'è una detanatalità. No, ma c'è un tema grosso su questo punto di vista, non soltanto pesante. Sulle pensioni, perché leggevo che c'è questa previsione, se non ci sarà una inversione di tendenza, entro il 2033, in 10 anni, quindi esatto. C'è dietro l'angolo, il sistema sanitario nazionale, e lo dico a lei che è medico, salterà per aria, è così. Ma certamente sì, avete visto adesso l'impossibilità di trovare medici di medicina generale per tutti gli assistiti, quindi è una ricerca continua ad avere questo tipo di... Siamo sempre più anziani, c'è sempre più bisogno allora, di cure mediche, di ospedali, fondamentalmente di ricoveri. Pesa più che il bambino. E noi abbiamo parlato di RSA, gli asili hanno un costo minore, l'RSA ha un costo maggiore. Quindi cerchiamo di far figli e di poter aiutare gli anziani nel tempo. No, perché questa è la soluzione. L'altro rovescio della medaglia è anche proprio quello che stava dicendo lei. Si sta parlando di incentivi per le famiglie per far figli. Ma bisognerà prima o poi affrontare il tema degli anziani. Che è anche molto più perché pesante. Oggi, a proposito di, se vogliamo metterla ancora con quel termine con cui siamo partiti, egoismo. Quante famiglie oggi di giovani che hanno gli anziani genitori malati decidono di tenerli, di curarli o invece di, magari non possono farlo personalmente, di metterli in una clinica o in un istituto con dei costi esorbitanti, con difficoltà e costi esorbitanti, perché non è facile andare in un istituto, come dire, domani metto il mio anziano, anzi è molto più difficile costi, che avere liste i d'attesa. Servizi per gli asili, perché in questo momento la più grave difficoltà è poter mettere il proprio genitore e i propri parenti in un istituto convenzionato, fondamentalmente. È un altro bel tema questo, come se ne esce? Questo se ne esce con grado. Non siamo un paese per giovani, ma non siamo neanche un paese per anziani. No, siamo un paese per anziani. No, perché non ci sono i servizi per gli anziani. Perché per non questo. Ci sono, però anziani ci siamo, perché il 65% in questo momento... Cioè, abbandonati a se stessi, esatto, nella maggior parte dei però, casi. Però. Cioè, gli anziani, oramai c'è una denatalità e un incremento dell'anzianità. E quindi però valutiamo. Mancano i servizi per i bambini e mancano i servizi per gli anziani. Esatto. Ecco. Quindi due poli. Mancano dei servizi per le famiglie nelle diverse tappe della loro vita, però se posso dire, forse c'è più sensibilità o forse si parla di più del problema degli anziani. Posso pensare per esempio alla nostra città che ha un problema da questo punto di vista non da poco. Mi viene da pensare anche a tutte le persone anziane che grazie alla pensione riescono a tenere a volte in piedi famiglie pericolanti perché gli stipendi sono troppo bassi. Domani non sarà più così. Esattamente, quindi c'è un equilibrio che si sta veramente assottigliando, dove alle vecchie generazioni abbiamo chiesto quasi di sostituirsi, no, in un equilibrio economico che non c'è, per degli stipendi, delle retribuzioni che sono sempre troppo basse. Sono loro che mandano avanti i bilanci familiari. In certi casi sicuramente si ha perfettamente ragione, ma in altri casi, ecco, dato che pensiamo giustamente a asili nido e altre strutture, pensiamo anche a queste persone che oramai l'età è, diciamo, pensionabile, sono i 65 anni, ma si arriva normalmente, ve lo dico, agli 85, certo, 90. Cioè, infatti uno dice che è morto uno di 90 anni, così presto. Cioè, oramai è questa. Cioè, è inutile andarcela a dire. Da un lato è molto bello, ma dall'altro no, non dall'altro siamo è bellissimo, strutturati per affrontare. Ma mantenere è un mondo diverso. Sarà capace la politica, questo governo, questo abbiamo Matteo, di vincere queste partite? No, non sarà capace, perché purtroppo la politica non ha le palle di prendere decisioni impopolari. L'abbiamo visto in Francia. Insomma, sulle pensioni, purtroppo, non quello che è purtroppo successo. Dico una cosa impopolare, visto che a me non deve votare nessuno, ma bisogna alzare l'età pensionabile a 75 anni, 75-80. Quando faccio un colloquio, non è che voi dicevi prima, ma i figli, no, sei orfano, no, c'ho una mamma, c'ha 85, è non così. È che magari viene a lavorare al posto tuo, perché sinceramente, cioè il problema è quello, si è alzata, come ha detto benissimo Repetto, la vita, bisogna purtroppo mandarli in pensione più, anche perché tanto quando poi vanno in pensione,
Quanto hai voglia di lavorare fino a 75 ma anni? Ma io lavoro finché campo, ma figurati, ma scherziamo veramente. Hai ragione. Chiaramente, facendo come con la patente, no? Voglio dire, a 90 anni, a 95 anni li vedi ancora. No, ma guarda che proprio c'è un tizio a Lucca, mi sembra, a 99 anni, gli hanno rinnovato la patente. Hai capito? Allora perché non lavori? Allora lavori, scusa, ancora vieni a lavorare qui alla, a Business 24. Ha ragione, alzare mi sembra giusto. Fanno dei test, diciamo. Magari mettiamo degli operai edili, dei portuali in panchina. Allora, delle maestre elementari. È un altro tema. Non è questione. Il problema vero, però, guardi, che se davvero non facciamo figli, dovremmo lavorare noi perché le pensioni non ce le avranno. Io mi sono già rassegnata. Grazie agli ospiti di questa sera, grazie a Monica Russo, Partito Democratico, Paolo Repetto, UDC, grazie al nostro provocatore, direttore Matteo Valerio. Mio papà faceva i muretti a secco fino all'ultimo, le mani a mani nude, così, quindi c'è anche nelle edilizie. Il DNA dipende chiaramente dalla professione, dipende dallo stato di salute. Chiaramente. Oggi a 30 anni siamo già con la, con la schiena piegata, quindi voglio vedere. Chiaramente, le nuove generazioni. Ci vediamo la prossima settimana, come sempre qui a Mosche, anche su YouTube, oltre che sul 410. Del digitale terrestre. Alla prossima settimana, grazie.